Ciao e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio proporvi questo fantastico progetto di cuscito facile da realizzare in pochissimo tempo, queste meravigliose mini t-shirt per auto. Per realizzarle ho utilizzato per il davanti del tessuto in poliestere, in quanto ho personalizzato con la stampa sublimatica, per il retro invece con del tessuto di cotone fantasia. Potete decidere ovviamente di personalizzarle con qualsiasi altra tecnica, che sia ricamo, pittura, insomma come preferite. Vi occorrerà il cartamodello, che è questo, che potete scaricare gratuitamente, vi lascio il link sotto al video nella descrizione, insieme a tutto l'occorrente che serve e che ho utilizzato per realizzare questo progetto. Vi invito quindi, se vi fa piacere, a lasciarmi un like, un commento e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao e al prossimo video di cucito! Il primo passaggio è quello di posizionare il cartamodello sul retro del tessuto di cotone a fantasia e fissarlo con degli spilli. Dopodiché, con una penna per tessuti, ne traccio i contorni. Vi ricordo che il cartamodello lo trovate sotto al video nella descrizione e che lo potete scaricare gratuitamente. Dopo aver tracciato il contorno del mio cartamodello, procedo con il taglio. Ripeto la stessa identica operazione anche per il davanti. Adesso posiziono le due parti dritto contro dritto e fisso con degli spilli i due tessuti. Vado alla macchina da cucire e vado ad eseguire una cucitura dritta lungo la linea della spalla. Dopo aver cucito, questo è il risultato sul dritto del lavoro. Adesso vado ad applicare dello sbiego di cotone da 25 mm nel girocollo e nella manica. E quindi prendo il mio sbiego, lo piego a metà segnando nel centro e lo vado ad applicare intorno al girocollo, fissandolo con delle pinze. Vi assicuro che per questi tipi di lavori applicare lo sbiego con questa tecnica è estremamente facile e il lavoro viene pulito. Dopo aver bloccato il mio sbiego con delle pinze, vado ad eseguire una cucitura dritta a macchina. Terminato di cucire, questo è il risultato. Ripeto gli stessi identici passaggi anche per rifinire la manica.
questo è il risultato. Posiziono adesso il tessuto dritto contro dritto e lo vado a fissare con degli spilli. Vado poi ad eseguire una cucitura dritta a macchina partendo dalla manica e cucendo tutto il laterale della mia mini t-shirt. Dopo aver cucito, faccio dei piccoli taglietti intorno al giro manica e giro il lavoro sul dritto. Adesso vado ad applicare lo sbiego lungo la base della mia mini t-shirt. E quindi, come prima, lo piego a metà segnando nel centro e lo fisso al tessuto con delle pinze. A questo punto vado ad eseguire una cucitura dritta a macchina. Dopo aver cucito, giro nuovamente il tessuto dritto su dritto e lo fisso con degli spilli. Vado poi ad eseguire una cucitura dritta per bloccare l'altra spalla. Dopo aver cucito, giro il lavoro sul dritto e con dello sbiego di cotone vado a rifinire la manica. E questo è il risultato. Giro nuovamente il mio lavoro sul rovescio, fisso il tessuto con degli spilli e vado ad eseguire l'ultima cucitura a macchina partendo dalla manica e cucendo lungo tutto il laterale della mia mini t-shirt. Dopo aver cucito ed effettuato dei piccoli taglietti intorno al giro manica, non mi resta che girare il mio lavoro sul dritto. E questo è il risultato. Per personalizzare le mie mini t-shirt ho stampato su dei fogli adatti per stampante sublimatica delle immagini a specchio che vado ad applicare sul tessuto utilizzando il calore della mia mini press della Cricut. E questo è il risultato, le mie bellissime mini t-shirt sono quasi pronte perché per appenderle occorrono queste mini grucce con ventosa che non sono facili da trovare. Io queste ce le ho perché avevo in precedenza acquistato delle mini t-shirt già confezionate. In alternativa potete utilizzare queste ventose che sul retro hanno un piccolo foro dove vado ad inserire 18 cm all'incirca di elastico che vado poi a cucire con dei punti a mano all'interno della mia mini t-shirt.
e dopo aver cucito l'elastico all'interno del girocollo, le mie mini t-shirt personalizzate sono pronte. Spero che anche questo video tutorial di cucito vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se vi fa piacere, non dimenticatevi di lasciarmi un like, di scrivermi un commento e di iscrivervi al canale. Ciao e al prossimo video di cucito!